un tema legato al precariato, c'è anche un tema di chi paga questo precariato. Chi utilizza queste forze lavoro è giusto che ne disponga la spesa, che se ne carichi la spesa, perché altrimenti non andiamo d'accordo, non andiamo assolutamente d'accordo che sia sempre la fiscalità generale a risolvere i problemi di una parte del Paese, di una parte del Paese, mentre di un'altra, come ho detto prima, il governo non ci sente, non affronta i sindacati, le strutture sindacali aziendali di quelle imprese, il Parlamento ci dice che sono inammissibili gli emendamenti, neanche vuole toccare il tema, mentre altrove si portano a casa i 50 milioni di rito, con poi il piagnisteo che abbiamo sentito, che i forestali della Calabria bisogna dargli un premio perché hanno fatto il loro lavoro, se poi effettivamente l'hanno poi fatto. Grazie. Grazie collega. Adesso il collega Scotto, prego. Ma vede, per tramite suo, signor Presidente, io non vorrei polemizzare, diciamo, col collega della Lega, né bacchettarlo rispetto alle dichiarazioni che ha fatto. Anche qui nessun riflesso corporativo né alcuna volontà di difendere talvolta anche sacche di assistenzialismo clientelare. Però parliamo di persone in carne ed ossa. Quando lui dice sulla fiscalità generale scaricate l'incapacità di alcune regioni di affrontare i temi dell'occupazione e della stabilizzazione dei precari, vorrei ricordare al collega della Lega che sulla fiscalità generale, in particolare sulle risorse del Fondo Sociale Europeo destinate al Sud, talvolta si sono pagate le casse integrazioni dei lavoratori del Nord e nessun meridionale ha mai detto quelli sono soldi rubati al Sud per darli ai lavoratori del Nord, perché altrimenti se affrontiamo questa discussione sul tema ciascuno padrone a casa propria rischiamo di portare il Paese sull'orlo di una crisi che produce anche separazioni. D'altra parte sarebbe interessante, non è questo il provvedimento, l'ho detto, avremo la possibilità di affrontarlo, diciamo, la prossima settimana, discutere insieme ai colleghi della Lega e anche ai colleghi della maggioranza e del Partito Democratico, in particolar modo rispetto all'idea di modello di sviluppo che vogliamo provare a portare avanti nel Mezzogiorno. Oggi, per esempio, c'è una notizia molto importante. La Consulta si è espressa a favore del referendum sulle trivellazioni, dopo che 9 regioni avevano richiesto questo appuntamento. Quella è una possibilità per mettere in campo un confronto su un'altra idea di governo centrata sull'autonomia anche delle regioni e delle politiche energetiche e rispetto all'idea che il territorio non può essere sfruttato soprattutto sul terreno degli interessi delle grandi multinazionali. Io vorrei parlare anche di questo quando parliamo di un Mezzogiorno che a testa alta prova a cambiare il proprio destino e soprattutto il proprio modello di sviluppo imposto. Grazie collega Scotto. Bruno Bossio, prego. Un minuto per dire ne ha cinque. Io posso parlare in un minuto. Volta per tutte, non c'è una contrapposizione fra il mezzogiorno dei precari che ha diritto ad essere stabilizzato e il mezzogiorno delle start-up innovative, il mezzogiorno che sta cambiando. La Calabria, la mia regione, le start-up innovative non sono meno di quelle delle altre regioni tranne la Lombardia. Quest'idea di un mezzogiorno piagnone non esiste più. Esiste un mezzogiorno in questo momento difeso da questa maggioranza che prova a difendere i diritti di quelli che lavorano, di darli a quelli che non lavorano e di aiutare soprattutto le imprese innovative. Questi 50 milioni non sono un'elemosina, ma uno dei tanti finanziamenti che sono fatti perché questa nostra terra, anche il mezzogiorno, possa cambiare. Grazie collega Bruno Bossio. Non mi pare che ci siano altri interventi. Dichiaro aperta la votazione.